Al Via Teramo la 17ª edizione del Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale. Quest'anno il tema conduttore è dedicato ai carabinieri e all'ambiente. Il festival si svilupperà in due momenti: il concorso con premiazione in Piazza Martiri sabato 23 settembre durante una serata condotta da Veronica Maia e la rassegna. Quest'ultima si svolgerà nel mese di ottobre ed è indirizzata alle scuole. Ci sono 8 documentari selezionati da una giuria di esperti, chiaro. Noi assegneremo 6 premi, di cui 4 cinematografici, quindi miglior film, miglior documentario al valore scientifico, e un premio Natura Ambiente a quelle persone che hanno, grazie alla loro attività, hanno contribuito alla salvaguardia dell'ambiente. Durante la settimana di rassegna prevista dal festival, nelle scuole a parlare agli alunni saranno proprio i carabinieri forestali. Le nostre foreste, i nostri boschi diventano, grazie a questo festival internazionale, internazionali. Esatto, esatto. Questo è un focus, una lente di ingrandimento che questa manifestazione può mettere sui nostri boschi e sulle nostre foreste, che ovviamente hanno una valenza internazionale, e per la prima volta questa manifestazione riuscirà a connetterle e quindi a rappresentarle al grande pubblico. Le nostre foreste sono ricche di una serie di, non solo di biodiversità, ma anche di valori culturali, di uomini, di saperi e di esperienze, di biologia, che sono uno scrigno indescrivibile di cultura. Oggi con questa manifestazione abbiamo l'opportunità di far conoscere al grande pubblico, anche fuori dell'Italia, fuori dell'Europa, questa realtà forestale che è di primissimo piano. Prevenzione contro gli incendi? Quando si parla di boschi, quando si parlano di natura, si parla sempre anche di prevenzione, perché la prevenzione è alla base di queste dialettiche e di queste conoscenze, e per gli incendi assume una valenza importantissima. Noi abbiamo visto che cosa significa il fuoco, che danno può produrre al nostro patrimonio forestale, e il fatto che se ne parli oggi con questa bellissima manifestazione è anche un riconoscimento, è anche un avvertimento a non dimenticare questo problema da parte della collettività e della nostra società. Carabinieri protagonisti in questo Festival del Cinema Naturalistico, come mai? Perché i carabinieri da quest'anno hanno, diciamo, si è assorbito l'ex Corpo Forestale dello Stato, è divenuto un comparto di specialità veramente professionale. Ed occorre in un certo qual modo unire oramai con i colleghi, ora carabinieri forestali, le attività specialistiche loro nell'ambito del nostro servizio istituzionale.